Dopo l'approvazione in Parlamento, la legge sulle unioni civili è una realtà anche in Italia. Una rivoluzione culturale, si è detto da più parti, che ha prodotto rilevanti novità nel quadro normativo nazionale. Novità discusse a Trani durante un incontro organizzato dall'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, durante il quale esperti a confronto hanno analizzato sia la parte della nuova legge dedicata alle unioni civili tra persone dello stesso sesso che quella riguardante le convivenze di fatto, dove non c'è distinzione tra coppie omosessuali ed eterosessuali. Sono finalmente riconosciuti in maniera organica e sistematica, dicono i relatori dell'incontro, diritti che prima non esistevano o che venivano garantiti solo da singole frammentarie leggi. Finalmente si è data una normazione alle convivenze di fatto, siano esse eterosessuali, siano esse same sex. Sono stati riconosciuti tutta una serie di diritti alle coppie di fatto che fino ad oggi erano state riconosciute soltanto in singole normative di legge oppure dalla giurisprudenza. Pensiamo ad esempio alla possibilità per il convivente di subentrare nel contratto di locazione, pensiamo ad esempio alla possibilità di essere nominato tutore, amministratore di sostegno del convivente, ancora la possibilità di avere riconosciuto i diritti da impresa familiare, ancora la possibilità di avere il risarcimento del danno da illecito laddove uno dei conviventi deceda. Pensiamo ancora alla possibilità di rimanere nella casa cosiddetta coniugale, laddove appunto cessi la convivenza, per un periodo da 3 a 5 anni. Un primo passo verso l'equiparazione giuridica tra persone eterosessuali ed omosessuali è stato compiuto, dicono dall'Arcigay, ma la strada da percorrere per arrivare ad una reale uguaglianza è ancora lunga, irta di ostacoli. Siamo contenti di questo dispositivo normativo votato dal Parlamento, ma deve essere considerato un punto di partenza, perché Arcigay ha solo un obiettivo e quell'obiettivo si chiama matrimonio egualitario. Quindi continueremo con tutte le nostre battaglie, porteremo avanti quelle che sono le nostre istanze affinché la parificazione tra tutti i cittadini italiani diventi effettiva.